2. Rapa Nui, incontro con lo stregone. Il canto sciamanico. Alloggiavo in una cabagna poco lontano dall'aeroporto di Angaroa, l'unico villaggio dell'isola di Pasqua. La padrona di casa, Anna Maria, una cilena minuscola, studiosa degli antichi racconti cosmogonici Rapa Nui, quel giorno mi caricò sulla sua scassatissima jeep e, guidando come Crudele De Mon sulla strada sterrata, mi informò che mi avrebbe presentata un esoterico. Come da copione. Il viaggio si dipanava da solo attraverso le vie che l'universo aveva previsto di farmi camminare. Dovevo solo seguire meglio che potevo e stare allerta. L'auto inchiodò di fronte a una cabagna piuttosto povera col tetto di lamiera. Toc toc. Un bellissimo giovane, presumibilmente l'assistente dello stregone, questo era il reale significato della lucina negli occhi di Anna Maria quando aveva pronunciato la parola esoterico, ci aprì e ci fece accomodare in una stanzetta dove c'era una sedia, una poltrona sciancata e delle stuoie per terra. La sedia era già occupata dall'assistente che inseriva dati in un computer. Appariva davvero avant-garde il contrasto tra la povertà del luogo e il computer appollaiato su un traballante tavolino a tre gambe tipo bar. Non osammo sedere sulla poltrona, per rispetto al padrone di casa e anche perché segretamente condividevamo la convinzione che il vetusto oggetto non avrebbe retto il peso di una persona adulta. Così prendemmo posto sulle stuoie. Mi guardavo intorno, decisamente allarmata da fuggevoli presenze a otto zampe di dimensioni sbalorditive. Poi arrivò lui, Don Benito, nero come un tizzone, pelle, capelli e occhi. Quegli occhi erano incredibili, si muovevano in continuazione ed erano liquidi, con il nero che occupava quasi tutta l'orbita. Aprii la bocca e la richiusi. Le tante domande che mi ero preparata si dileguarono e scoppiai in pianto. Prendendo tra le sue la mia mano destra, con una voce dolce come un canto angelico, disse: "Piangi pure, poiché tutto è già stato fatto. Ora dobbiamo solo ricordarcene." Secondo Don Benito, il pensiero è fatto di antiparticelle e la nostra evoluzione sta scritta nel nostro DNA. Non dobbiamo fare niente. Le cellule sono già al corrente e predisposte. Loro stanno lavorando. Bisogna lasciarle fare, mi disse, leggendo la mia domanda nella mente. Poi le sue dita bollenti cominciarono a massaggiarmi il palmo della mano destra, mentre dalla sua gola gorgogliava una strana litania Rapa Nui. Dopo un'ora cominciai a non sentirmi più le gambe. Decisi di cantare per lui e Don Benito mi ascoltò in silenzio, poi inesplicabilmente si unì al mio canto. Al rientro nella cabagna passai una notte agitata. Non riuscivo a tener ferme le gambe, le sentivo bollenti e attraversate da microscariche elettriche. Non era neanche l'alba che dovetti uscire. Camminai per mezz'ora circa e arrivai alla caletta di Angaroa, dove i miei piedi si tuffarono nell'oceano, quella volta davvero pacifico. Il giorno seguente era quello della mia partenza con destinazione Messico. Mi aspettavano 24 ore di viaggio su quattro voli diversi. Alle 12 dovevo essere all'aeroporto per il check-in, ma durante le poche ore di sonno la mia voce interiore mi aveva suggerito di salire sul Poike, il vulcano sul quale avevano vissuto i giganti e Epe. Avevamo solo poche ore. Salii sulla camionetta con Bene, il marito di Anna Maria, che si era offerto di accompagnarmi. La strada sterrata e piena di buche ci condusse al Poike e lo trovammo tutto recintato di filo spinato. Bene sollevò per me il filo spinato a mani nude, mi accucciai e strisciai sotto. In quel momento realizzai che non eravamo soli, c'era un'intera mandria di tori che battevano gli zoccoli per terra osservandoci senza la minima cordialità. I guardiani del Poike. Mangiai la paura, come fanno gli sciamani, e cominciai a salire accanto a Bene, imperterrito dietro la pelle della sua faccia tipo cuoio. Gli domandai se riteneva che i tori ci avrebbero attaccato. Mi rassicurò, non ne aveva idea. I tori, vedendoci salire, si innervosivano e sbuffavano, quindi cercavamo di non passare loro troppo vicini e questo ci fece perdere parecchio tempo.
Così, nelle 3 ore che avevo a disposizione, non riuscii ad arrivare in cima. Percepivo fortemente la stranezza dell'aspetto del poiché, liscio e compatto come un panettone, decisamente in contrasto con la forma frastagliata delle altre alture dell'isola. Tuttavia ancora non riuscivo a capire perché la voce che mi guida mi avesse spedito lì in mezzo a quelle adorabili bestiole. Ma si fece tardi e dovevo andare. Scendemmo in fretta, bene ed io, e infilammo la pista che portava all'aeroporto. Al parcheggio ci raggiunse trafelata Anna Maria, che non mi aspettavo di rivedere dopo averla salutata al mattino presto, lasciando la cabagna. Mi agguantò per una mano e mi intimò: «Lascia i bagagli e vieni, Benito è qui e ti vuole vedere». «Ci siamo», pensai. Don Benito ufficialmente gestiva un piccolo chiosco di oggetti di artigianato, come paravento alla sua attività esoterica sconosciuta ai più. E fu al suo chiosco che Anna Maria mi condusse. Ci guardammo da sciamana a stregone. Lui si alzò e si inchinò e io feci la stessa cosa. I suoi stranissimi occhi oscillavano senza sosta nelle cavità oculari. Mi comunicò che durante la notte le sue cellule avevano decodificato il mio canto del giorno prima e che in quel canto erano state inserite le istruzioni per la prossima fase del suo lavoro. Non persi l'occasione per chiedergli a bruciapelo cosa c'era nel poiché. Mi avvolse coi suoi occhi per alcuni istanti fuori dal tempo. Poi mi parlò molto velocemente, a voce bassissima, perché sentissi io sola, ed ecco cosa mi svelò. Nella caverna dalla parte del mare, una sacerdotessa parlava con le balene. C'è un moai, l'unico moai interrato, poiché tutti gli altri sono esterni, inserito in una cavità dentro la montagna. Ecco lo scopo dei tori guardiani. Lui conosceva una roccia, appoggiandomi alla quale con la schiena sarei subida come bruchita, salita come una streghetta. Infine c'era una fonte dell'eterna giovinezza, ormai asciutta. Dopo queste doverose precisazioni ci lasciammo con un vigoroso abbraccio. Mi accomiatai anche da Anna Maria e da Bene e mi volsi al resto del viaggio. Insegnamento, il canto sciamanico. L'insegnamento che riportai da quel viaggio fu di affidarmi al potere del mio canto. Le espressioni canore e i suoni sono qualcosa di profondamente connaturato al nostro essere vivi. Tutte le culture ancestrali conservano la figura delle curandere, sacerdotesse e sciamane, appunto, che con canti particolari, non necessariamente gradevoli, riportano il corpo della persona ammalata, tra virgolette, al suo primitivo stato di armonia sonica. Don Benito ed io comunicammo attraverso il canto, al di là degli spazi siderali che ci separavano, sia geograficamente che culturalmente. Il canto e il suono hanno creato l'universo, e scritto in principio era il verbo, cioè il suono, e ci consentono di comunicare senza bisogno di comprendere. Da quel viaggio sono tornata con la consapevolezza che il mio canto ha delle qualità sottili, in grado di essere percepite da chi è in sintonia con la creazione. Ho cominciato ad emettere consapevolmente un canto sacro. Il suono informa l'acqua e non a caso noi siamo composti di acqua all'80% circa. Scrive Paramahansa Yogananda, il maestro indiano, poiché l'essere vivente stesso è espressione della parola creativa. Il suono ha un effetto potente e immediato su qualunque creatura. Le musiche trasmettono gioia, causando un temporaneo risveglio di uno degli occulti centri spinali. In quei beati istanti ritorna la memoria della propria origine divina. L'India ha sempre considerato la voce umana come il più perfetto strumento di suono. Io ho cominciato a ricevere e ritrasmettere un canto di origine multidimensionale in grado di attivare memorie sopite nell'acqua delle nostre cellule, quali la memoria dell'immortalità e della multidimensionalità.
Attraverso il canto, i nuovi programmi di longevità e multidimensionalità del corpo fisico, unificazione del corpo di luce e purificazione immediata da scorie limitanti, entrano dolcemente e inesorabilmente nel siero acquoso di cui sono piene le nostre cellule. Chi non è in grado di cantare può tuttavia aiutarsi ad entrare in contatto con le altre dimensioni utilizzando canti e musiche vascello, come alcuni brani di Mozart, Beethoven, Rachmaninoff, o più moderni, Ofra Asa, Café del Mar, Moby, Lisa Gerrard, i Dead Can Dance, Afiletta o altri canti etnici. Certi suoni ci portano istantaneamente in contatto con altri mondi. Lasciatevi catturare dalle suggestioni di musiche etniche e viaggiate su quei suoni nelle altre dimensioni. E ascoltate anche i canti da me registrati e scaricati su questo stesso canale YouTube.